Quarto capitolo. Te lo farò sapere oggi pomeriggio. Giulia, arrabbiata, tornò a posto senza rispondere. Francesco, durante tutta la lezione del professor Volpicelli, pensò a cosa doveva fare, perché se non avesse aiutato Giulia si sarebbe rovinato la reputazione da duro, ma se l'avesse aiutata avrebbe fatto un dispetto ad Anna, che sembrava una buona ragazza. Il professor Volpicelli vide Francesco soprappensiero e gli disse: «Francesco, Francesco!» Batté le mani e Francesco, sobbalzando, disse: «Ma prof, che cosa c'è?» «Francesco, sta seguendo la lezione?» «Sì, prof, a me non sembra. Scendi dalle nuvole e, visto che stavi seguendo, spiega cosa ho letto fino ad adesso.» Ma Francesco non rispose. Il professore gli disse: «Ok, adesso segui.» Al suono della campanella tutti gli alunni uscirono. Andrea era in fila con l'amico Antonio, lasciò la presa dell'amico, salutò i compagni e la maestra e si diresse verso Anna. «Ciao Anna!» «Ciao fratellino, com'è andata oggi a scuola?» «Bene, grazie. Dai, vieni, aspettiamo la zia Marta.» Dopo pochi minuti arrivò zia Marta. I due fratellini salirono in macchina per tornare a casa. Anche Francesco si avviò verso casa e durante il tragitto pensò: «Cosa faccio? Aiuterò Giulia? In fin dei conti sono un bullo.» Nel pomeriggio, verso le 16:30, Francesco mandò un messaggio a Giulia in cui era scritto: «Ti aiuterò, penso a tutto io, il piano verrà attivato domani nell'ora di educazione fisica.» Giulia si fidò di Francesco senza alcun timore o dubbio. Francesco pensò al piano: avrebbe attaccato una corda alla maniglia della porta e su una scala avrebbe messo un secchio di vernice verde fluorescente, in modo che quando Anna avrebbe aperto la porta la vernice le sarebbe caduta addosso, facendola sembrare un extraterrestre. Il mattino seguente Francesco si svegliò presto e, una volta pronto per uscire, decise di andare a fare una passeggiata in centro. Camminando vide un bambino dai capelli color castano chiaro, un ciuffo che gli cadeva sugli occhi, verdi come il mare in piena estate. Le sue pupille erano grandi e tonde come il sole che sorge all'alba. Aveva un nasino piccolo, proporzionato al resto, a patatina. Le sue guance erano coperte di adorabili lentiggini. Aveva una boccuccia sorridente come quella di un bambino di 6 anni. Mentre stava giocando con il suo pallone giallo, arrivò un ragazzo che aveva più o meno l'età di Francesco. Con una natura molto sciolta si avvicinò al bambino, lo prese per la maglia e disse: «Dammi il tuo pallone o ti darò un pugno su quel tuo bel nasino.» Allora Francesco prese in braccio il bambino ed esclamò con tono deciso: «Lascialo in pace oppure chiamo la polizia.» Così il ragazzo se ne andò correndo e Francesco chiese dolcemente al bambino: «Come va? Stai bene?» Lui, ancora spaventato, rispose balbettando: «Sì, sto bene, ma solo perché mi hai salvato tu.» E solo allora Francesco capì che era sbagliato maltrattare le persone. Era sbagliato avere un atteggiamento di superiorità, essere bullo. Quindi sarebbe stato sbagliato fare uno scherzo ad Anna. Guardò l'orologio e lesse 7:55. Lui doveva entrare alle 8 in punto. Lasciò il bambino e corse fino ad arrivare davanti alla scuola, che fortunatamente era vicina. Entrò in classe e si sedette al proprio posto e, quando nuovamente guardò l'orologio, ce l'aveva fatta. Ecco il prof Volpicelli entrare in classe. Era più contento del solito. Si levò il suo lungo cappotto, poggiò la sua sciarpa delicatamente sulla sedia e disse: «Ragazzi, oggi sono particolarmente contento per voi perché raccoglierò le vostre proposte per la gita scolastica.» «Che bello!» esclamarono gli alunni. Anna si alzò e propose al professore di andare a vedere Roma. Il professore disse: «Anna, sicuramente è una bellissima proposta, la terrò in considerazione. Dobbiamo però sentire anche le proposte dei tuoi compagni e decidere insieme.» Maria si alzò e aggiunse: «Prof, mi sembra proprio un'ottima idea, stiamo studiando i romani.» Giulia, innervosita, con tono arrabbiato, disse: «Prof, per me potremmo andare a Milano a vedere ciò che resta dell'Expo.» Il professore aggiunse: «Giulia, sono tutti posti veramente fantastici.» Quando all'improvviso una vocina sussurrò: «Genova!» Era Marco, il ragazzo più timido della classe. Aveva 13 anni come tutti, anche se sembrava più piccolo. I suoi capelli erano biondi e un po' riccioluti, con un ciuffo
che si abbocciava sui suoi occhi verdi e piccoli, e la sua bella faccia era tonda come una mela. La bocca era piccola e quando sorrideva sfoderava un sorriso infinito come l'orizzonte del mare. Portava sempre magliette nere e bianche e mai colorate, che rispecchiavano il suo carattere chiuso e poco loquace. Tutti esclamarono: «Una gita a Genova, favoloso!» Il prof Volpicelli annunciò: «Genova è una bellissima città ed ospita anche l'acquario più grande d'Italia, dove si possono ammirare diverse specie di pesci. Ne parlerò nel consiglio di classe e vi darò indicazioni al più presto». Dopo un po', il suono della campanella annunciò agli alunni che era ora di tornare a casa. Una volta a casa, Anna e Andrea salutarono nonna, poi si diressero verso la loro stanza e posarono gli zaini. Si fece ora di cena e, men che non si dica, fu ora di andare a letto. Anna disse ad Andrea: «Mi puoi prestare il tuo libro magico domani? Vorrei provare una formula magica con i miei compagni. Sai, in classe non tutti vanno d'accordo. Vorrei che prima della gita…» Andrea ci pensò un po' e disse: «Sì, è sulla scrivania, stai attenta, per me è un regalo prezioso, mi ricorda la mamma». «Grazie, lo farò». Anna prese il libro, le sembrava normale, un po' antico e poco colorato. Lo aprì e come per magia vide una macchia sopra la lettera M. È un bambino che ogni lettera che toccava questa diventava tutta colorata. Dal nero triste e buio ecco apparire i colori dell'arcobaleno: il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, il blu, l'indaco e il violetto. Sì, proprio tutti. Era uno spettacolo bellissimo. Poi quel bimbo usò la S come scivolo, la A come altalena e si aggrappò alla N e si sedette sulla O. Insomma, un libro vecchio e noioso era diventato un parco giochi, un arcobaleno. Poi il bimbo si spostò sul punto, gridando qualcosa che Anna non riusciva a capire perché era piccolissimo. Improvvisamente cambiò la parola malinconia con allegria, la parola odio con amore. Tutti i capitoli che contenevano cose tristi li cancellò con un pennello di tutti i colori. Poi passò alla copertina, anche lì lasciò la sua impronta colorata e piena di dispensieratezza. Quel bambino rappresentava solo cose belle e non tristi. All'improvviso Anna non lo vede più, girò il libro e lui stava lì sull'indice a giocare con i numeri delle pagine. Usava il 4 come sedia, l'1 come bastone, il 3 come uccello. Quel libro vecchio e con pochi colori, il bambino l'aveva trasformato tutto. Ora sì che Anna aveva voglia di leggerlo e portarlo a scuola dai suoi compagni, perché era sicura che sarebbe stato divertente e gioioso. Il giorno seguente, Anna e Andrea erano pronti per andare a scuola. Arrivati a zia Marta, i due fratellini salutarono la nonna, salirono in macchina e partirono. Giunti a scuola, ognuno andò nella propria aula. Durante la ricreazione, Anna radunò tutta la classe, tirò fuori il libro e disse: «Ragazzi, questo è il libro magico di mio fratello, dai, proviamo una formula prodigiosa». «Ok», risposero tutti in coro entusiasti. «Eccola, libro fatato, libro incantato, in che epoca ci porterai del passato?» Anna pronunciò le parole fatate, apparvero tre tappeti volanti e come per magia si ritrovarono tutti a navigare nello spazio. Ecco il Big Bang, rappresentava la pace dopo il litigio. Poi incontrarono gli Homini Sapiens Sapiens, che si spostavano da una parte all'altra. I ragazzi compresero che essi rappresentavano l'amore, che si sposta da una parte all'altra, ma alla fine si unisce sempre. Poi andarono dagli egiziani, che stavano costruendo le piramidi, e capirono che essi, con le loro opere, simboleggiavano la costruzione dell'amicizia. Ecco il suono della campanella, e come per magia tornarono in classe tutti contenti. Anna aprì lentamente gli occhi. Quello nel sogno era il suono della campanella. Era in realtà il suono della sveglia che la riportò nella realtà. Era stato un sogno meraviglioso, ma non poteva restare lì tra le coperte. Doveva andare a scuola. Anna portò dentro di sé per molti giorni quella magnifica sensazione che il sogno fatto le aveva trasmesso e sembrò quasi che i giorni trascorressero più leggeri e spensierati. Sì, si sentiva proprio bene adesso con la sua nuova famiglia e i suoi nuovi compagni, e anche il pensiero dei suoi fratelli distanti le sembrava meno angosciante. Arrivò finalmente il giorno in cui il prof Volpicelli portò il programma della gita. Gita scolastica, Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso. Classe 3 D, scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2015-2016. Destinazione Genova. Giorno 18-19-20 marzo 2016. Partenza ore 6, cortile della scuola. Rientro giorno 20 marzo, ore 23. Colazione a sacco per il viaggio. Costo della gita 250 euro.
a porre firma per adesione. Anna, con il programma tra le mani, pensò: la gita scolastica, un turbinio di emozioni, di scoperte, di conoscenze e di divertimento. Era un modo di apprendere diverso, entusiasmante, senza muri né banchi, senza libri né quaderni, dove avrebbe potuto vedere, annusare, gustare, sentire il mondo dal vivo. E poi avrebbe fatto amicizia con gli alunni delle altre classi, che erano abbinati a loro. Tanti ragazzi, tutti assieme. Giunta a casa, mostrò il programma alla nonna, che, felice, acconsentì a questa nuova esperienza della cara nipotina. Il giorno della gita, cioè il 18 marzo, Anna era molto emozionata, ma triste, perché purtroppo lasciava a casa per ben 3 giorni il fratellino Andrea. Il pullman che accompagnava gli alunni era a 2 piani, e già questo li rendeva oltremodo eccitati. Ecco, si partiva, destinazione Genova. Durante il viaggio in pullman, Anna si sedette accanto a Maria e Francesco prese posto dietro di loro. Fu un viaggio lungo, ma comunque interessante, e i ragazzi lo trascorsero allegramente, chiacchierando e raccontandosi aneddoti curiosi e simpatici. E in particolare Francesco raccontò di quella volta che stava in piazzetta con i suoi amici e arrivò la mamma, che lo chiamò cucciolone davanti a tutti, e lui si era vergognato terribilmente. Arrivati all'acquario, videro che era molto grande e spazioso, con tante vasche piene di acqua limpida, il cui colore con la luce del sole si illuminava e partiva dall'azzurro chiaro, quasi bianco, fino ad arrivare ad un blu intenso. C'erano diverse vasche, ognuna di esse distinta per tipologia di pesce. C'era la vasca dei pesci dei mari tropicali, il pesce ballerino tutto blu, elettrico, con le pinne gialle, il cosiddetto pesce pagliaccio, tanto simile al pesciolino Nemo, protagonista dell'omonimo film. E poi ancora stelle marine, cavallucce e meduse. Un po' spaventosa, la vasca degli squali. Al contrario, adorabile la vasca dedicata ai delfini. Ecco, uno di essi si avvicinò, sembrava quasi salutare in maniera molto graziosa. Quel delfino giocava con delle palle che stavano nell'acqua, si avvicinò al vetro, nel punto in cui era Anna, le sorrise e lei fece la stessa cosa. Sembrava che stesse cercando di parlare e dirle: «Vuoi giocare con me?» Era bellissimo, era come se interpretasse le parole amore, amicizia, gioco. Di fronte ai delfini c'era la vasca dei pinguini, una vasca stretta e stracolma di alghe che la rendevano ancora più piccola. C'erano delle vasche che sembravano delle colonne trasparenti dove si evidenziavano dei pesci dai colori sfolgoranti, e altre veramente ampie con delle rocce e delle alghe per far sentire le specie nel loro ambiente naturale. In una di queste vi erano delle foche con la pancia bianca e il dorso a macchie marroni. Una era veramente grassa e sembrava la più bella. Finita la visita, alle 17:10, tutti salirono sul pullman, destinazione albergo. I 2 giorni restanti volarono via in un battito di ciglia. I ragazzi passarono delle giornate fantastiche, tra mille emozioni, apprendendo nuove cose. Ci fu inoltre modo per visitare la città a piedi. Non senza una certa stanchezza, le panchine di Genova, luogo di riposo, furono molto care ai ragazzi. Anna aveva vissuto un'esperienza emozionante che aveva lasciato nella sua mente un ricordo indelebile. Quando si ritrovò nel suo lettino, anche se molto stanca, era agitata ma allo stesso tempo felice, perché dopo tanti anni aveva ritrovato ciò che aveva perso. Aveva trascorso dei giorni pieni di sensazioni piacevoli. All'improvviso pensò all'amicizia nata tra i suoi compagni di scuola e ricordò la sua mamma quando le leggeva l'incontro tra la volpe e il piccolo principe. Pensò alla frase: «Vieni a giocare con me». «Non posso», disse la volpe, «non sono addomesticata». Il piccolo principe disse: «Che cosa vuol dire addomesticare?» «È una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami». A quel punto, pensando ai suoi legami, si addormentò. Il giorno seguente, Anna, felice, ritornò a scuola. Quando incontrò i suoi compagni, iniziò a parlare della gita e che avere tanti amici in fondo era bellissimo. Rivolgendosi a Francesco disse: «L'amicizia è una cosa meravigliosa e ricordatelo, gli amici si coltivano, sono come le piantine che crescono nell'orto del nonno. Quelle piantine ogni giorno diventano sempre più grandi con l'aiuto dell'acqua, dell'amore e della buona volontà, come tu dovresti fare con l'amicizia». «Sì», disse Federico, «un amico è un tesoro perché con lui ti puoi confidare, puoi parlare dei tuoi problemi, delle tue insicurezze, puoi consolarti, insomma fare tutte quelle cose che da solo non riusciresti a fare».
L'amicizia è indispensabile alla vita. Senza di lei il mondo sarebbe amaro ed egoista. È solida come una catena, si ammacca, si arrugginisce ma non si rompe mai. Anche Maria disse, amicizia è una condivisione di pensieri ed esperienze, uno stare bene insieme avendo sempre rispetto l'uno dell'altro e dei rispettivi pensieri. Un amico è qualcuno che sa ascoltare i tuoi problemi e ti aiuta a superarli o semplicemente ti può consigliare. Sa che a sua volta può parlare, confidarsi e chiedere consigli, ma un amico può essere anche semplicemente compagnia, parlare di tutto e di nulla. Soprattutto un amico non deve essere necessariamente perfetto. Essere amici e condividere qualcosa, come un legame e crescere insieme. Giulia aggiunse, l'amicizia è come una corda tesa, ci passano sopra pesi molto grossi, ma lei regge e non si spezzerà mai. È un gioco che va portato avanti, rispettando le regole e quindi gli altri. Francesco, dopo tutte le parole bellissime dette dai suoi amici, capì finalmente la parola amicizia e amico e spiegò: io l'amicizia in questi anni l'ho cercata e con il mio atteggiamento non ho ottenuto nulla. Ora finalmente ho degli amici e posso provare l'emozione di dire la parola amicizia. Penso che un amico è come un fiore colorato che sboccia nel prato immenso della solitudine, rallegrandolo di giochi in compagnia e di divertimenti. I compagni iniziarono ad applaudirlo ed alcuni scese sul volto qualche lacrima.